sorpresa all'alba nel campo Roma di Via Longhina, Padova, 18 gli arresti per assalti a portavalori, soldi e re furtiva nascosti sotto la terra. Ringrazio la squadra mobile e il commento del neo sindaco Bitonci, presto un comitato sicurezza, c'è aria nuova, assai aggiunge, il campo è da ripensare. Discontinuità doveva essere la parola chiave, così il segretario del PD pressa, i bar aperti sino alle 2 era un'idea nostra, bene Bitonci, poi la tensione con Zanonato. Interrogazione in Senato da parte del grillino Indrizzi, dure accuse all'ex ministro per la fusione Acegas Era, con le bollette aumentano gli utili. 18 Faldoni, il caso Galan e la Tangentopoli Mose approda in Parlamento, forse la decisione entro l'estate, con Zaia il rompiscatole le cose cambiarono. Ultimo giorno in comune, gli ex assessori fanno gli scatoloni, intanto cominciano i nuovi consiglieri, oggi il paninaro Badole e dalla barba al Chelancio. Veneto 2020, una ricostruzione da parte degli esperti che è già storica, il vero volto di Sant'Antonio, mostrato per la prima volta ieri sera. Buonasera, buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di TG Padova. Avete sentito dunque del blitz scattato all'alba un po' in tutta Italia, anche nel campo nomadi di Via Longhin in città. Sono 18 gli arresti, vediamo dunque la cronaca di quello che è accaduto. Siamo nei campi vicino al campo nomadi di Via Longhin. Per ritrovare i soldi sotterrati e nascosti tra la boscaglia è stato necessario servirsi delle ruspe. È così che sono state recuperate centinaia di banconote, tablet, portafogli, documenti e borsette rubate. È scattata stamattina alle 5 l'operazione della polizia di Padova chiamata Zingari Brillanti, che ha portato 18 provvedimenti di custodia cautelare. Sono 15 le persone in carcere e tra le donne, madri di numerosi figli, agli arresti domiciliari. Questa la conclusione di 3 anni di indagini. Soggetti dediti a reati contro il patrimonio, in particolare rapine, gioiellerie, rappresentanti orafi o comunque furti su autovetture, a commercianti cinesi, a tabaccherie e anche alcuni assalti a furgoni e portavalori. Per l'accusa a capo dell'organizzazione Antonio Brajdic, detto Totti, di soli 27 anni, già in carcere a fine marzo per alcune rapine in Trentino. Un componente vicentino invece era specializzato nel lavaggio delle banconote macchiate per effetto di meccanismi anti-effrazione frutto di assalti ai furgoni portavalori. Le donne con figli invece partecipavano ad alcuni raid per distrarre le vittime e non insospettirle. Diverse le macchine intestate a terzi utilizzate durante i colpi, tra queste anche una Jaguar. I predoni erano attivi in tutto il nord Italia, ma in particolare nel Veneto. La banda è accusata di almeno 50 episodi criminali, a volte anche violenti. In alcune circostanze, lì dove, soprattutto ai rappresentanti orafi o alcuni imprenditori cinesi, per impossessarsi chiaramente della refurtiva, non hanno esitato o a colpirli con alcuni bastoni o a trascinarli a terra per guadagnarsi la fuga. Ed ecco Bitonci su questo, aria nuova, Padova, ringrazio a nome di tutti i padovani la squadra mobile che coordina il servizio centrale operativo della Polizia di Stato, ha concluso un'importantissima operazione anticrimine, appena possibile chiederò un incontro con il Comitato per la Sicurezza Pubblica, rafforzerò la collaborazione con le forze dell'ordine, il cui lavoro è sempre stato impeccabile e prezioso e da oggi può contare sull'appoggio totale da parte della nuova amministrazione, così Bitonci, parla anche Saia, l'obiettivo comune alle forze dell'ordine è ristabilire in città il rispetto delle regole, in questo il comune sarà in campo pesantemente. Quello che è successo però, dice Saia, ci deve indurre a una riflessione sulla presenza del campo. Io penso che debba essere riconsiderata. Intanto vediamo la reazione in città, non necessariamente da parte di chi ha eletto questa nuova giunta, di che cosa pensano delle nuove proposte da parte di Massimo Bitonci. Vediamo. Io sono molto molto d'accordo sulla sicurezza e sul sistemare un pochino questa città. E sull'apertura dei bar fino alle 2? Beh, caspita, tutto il mondo deve andare avanti tutta la notte, secondo me, molto volentieri. E per la chiusura dei centri sociali? Ma questo, anche questo non sono molto d'accordo, sono un po' negativo, però insomma, d'altra parte se c'è tolleranza ci deve essere da parte di tutti. La prima cosa che ha fatto l'ordinanza sulla vendita degli alcolici. Che almeno si possono vendere, non consumare naturalmente fuori all'esterno. Questo, dopo la chiusura del Pedro ci devo ancora un attimo pensare e i locali aperti fino alle 2, beh,
se non rompono le scatole ai residenti. Il fatto che i bar siano comunque aperti fino alle 2 mi rincuora. Perché c'è più gente per la strada, è più sicuro? Sì, secondo me sì, è bene che ci sia un po' di movimento a Padova, ormai è diventata una città morta già da tempo, quindi forse questo può aiutare. Beh, l'unica cosa che mi lascia un po' perplesso è la chiusura del Pedro, per il resto penso che possa andare bene. Se uno si comporta bene è giusto che magari i locali rimangano aperti fino a più tardi. Se il Pedro si comportano male è giusto magari che venga chiuso, se si comportano bene è giusto che rimanga aperto. Una grande iniziativa dal mio punto di vista per tenere aperti i bar fino alle 2, almeno facciamo rivivere un po' Padova. A me va benissimo così, c'è qualcuno che gira. Così almeno c'è qualcuno che gira, dice la signora. Intanto nel Partito Democratico si consuma lo scontro tra vecchia e nuova guardia. Dopo la sconfitta, Zanonato e Ruzzanti attaccano il segretario cittadino, il renziano Bressa. Lui ribadisce anche sui bar aperti dovevamo dare noi un segno di discontinuità. Ecco, siccome la nostra è un'opposizione responsabile, costruttiva, ma soprattutto non ideologica, credo che faccia bene. Avremmo dovuto farlo anche noi per tempo, invece ci siamo limitati a inserirlo nel programma, però avrebbe avuto più credibilità se l'amministrazione avesse accolto anche una segnalazione che anche qua la direzione del partito avevamo dato, cioè quella di dare un segnale di discontinuità. Ecco cosa è mancato nella campagna elettorale negli ultimi mesi di reggenza Ivo Rossi. Discontinuità. Costretto a smarcarsi dall'ingombrante eredità Zanonato, ma allo stesso tempo appiattito sull'esigenza di non offendere i compagni di partito. Ma ora nel PD è scontro con Bressa che parla di rinnovamento necessario. La città ha votato per un cambiamento, poi adesso dire che questo fosse un no a Zanonato evidentemente sarebbe un passaggio ardito. Ma in molti hanno letto le colpe della sconfitta proprio nell'atteggiamento di Ruzzanti e Zanonato. Oggi l'ex ministro se la prende con il giovane segretario renziano, via Twitter si consuma la frattura. Ecco la risposta dura di Zanonato a Bressa, cui dà del nuovista vuoto. Beh, innanzitutto mi sembra il modo migliore per rifuggire da responsabilità e da un'analisi di quello che è successo nel corso degli anni. In ogni caso abbiamo una risposta anche per quanto riguarda le proposte, perché io lunedì verrò qua con un'azione di rilancio del Partito Democratico. Lunedì infatti ci sarà la direzione che si preannuncia di fuoco, dovrà essere di riflessione ampia, spiega il segretario, ma nessuna faida. No, io non ho intenzione di dimettermi, chiaramente poi sono a disposizione nel momento in cui dovesse mancare la fiducia del mio partito, non esiterò a farlo, però la mia intenzione è quella di raddoppiare gli sforzi per un'azione di rilancio e di rinnovamento che credo sia oggi più che mai necessaria. Sapete poi dell'intenzione del nuovo sindaco di istituire una commissione d'inchiesta, così la chiamata sulla fusione della scorsa estate tra Cegas e Era. Oggi un'interrogazione da parte del senatore grillino padovano Endrizzi al nuovo ministro. Vediamo. L'opera, molti si chiesero, ma Flavio Zanonato come sindaco a Padova in cosa si è distinto per essere ministro dello sviluppo economico? Nel 2012 volle fondere la municipalizzata di Padova, a Cegas APS, con il colosso Era. Il Movimento 5 Stelle si oppose subito perché, primo, la gestione era inadeguata, mentre l'amministratore delegato Cesare Pillon percepiva compensi da 350.000 euro, la società in 5 anni aveva perso in borsa 3/4 del suo valore, che non corrispondeva dunque alle potenzialità dell'azienda. Svendere era uno sciagurato errore. Secondo motivo, nel nuovo colosso societario il comune non contava più nulla nella gestione dell'inceneritore, il più grande del Veneto, ad 1 chilometro dal centro storico di Padova. Flavio Zanonato ed il suo aspirante successore Ivo Rossi millantavano maggiori dividendi per il comune. Ma caro Ivo Rossi, i dividendi sono la quota degli utili che eccedono gli investimenti. Dunque si fa la cresta sulle bollette per ricavare un ulteriore avanzo che per il 40% va in mano ai soci privati? E intanto sull'arresto, la richiesta d'arresto per Galan si potrebbe decidere entro l'estate. Oggi le carte sono arrivate a Roma e dagli interrogatori alla Minutillo, la sua ex segretaria, si scopre come Zaia fosse in buona sostanza il rompiscatole. Vediamo.
È arrivato oggi in giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei Deputati il caso che riguarda Giancarlo Galan. 18 faldoni, migliaia di pagine, sul deputato padovano, ex governatore del Veneto al centro della Tangentopoli Mose, pende la richiesta di arresto da parte della Procura. Lui ha chiesto di essere ascoltato dal parlamentino che dovrà decidere sul suo arresto. Il voto definitivo dell'Aula potrebbe giungere entro l'estate, come fa sapere il presidente della Giunta delle Autorizzazioni, Ignazio La Russa. Aggiornamenti tra 2 settimane, quando l'ex presidente potrebbe essere ascoltato. Intanto, dagli interrogatori della Dark Lady, la Minutillo, potentissima ex segretaria di Galan, si scopre come Pier Giorgio Baita, numero uno Mantovani, si lamentasse delle richieste di Galan. Ma da quello che ha sempre detto, quando c'era Galan filava tutto liscio, dice lei. Le cose sono cambiate poi con il cambio di giunta, cioè con l'arrivo di Zaia. Direi che io ho fatto semplicemente quello che dovrebbe fare un buon amministratore, porta la sua linea amministrativa, che è stata quella del rigore, del controllo anche a volte molto certosino delle pratiche, delle carte, e soprattutto di impartire direttive agli uffici e un po' a tutta la macchina. Quindi... per oliare il sistema bastavano anche poche migliaia di euro, il regalino di Natale, non solo, mega mazzette. In questo sistema consolidato Zaia figura come il rompiscatole arrivato dopo. Questo l'ho evinto anch'io come sorpresa nel leggere magari dei frammenti di intercettazioni o delle dichiarazioni. Penso sostanzialmente che non si è fatto nulla di straordinario se non quello di pretendere che si applicasse la legge e anche fare in modo che comunque le procedure fossero tutte trasparenti fino in fondo. Forse qualcuno si è preoccupato e oggi leggerlo mi dà anche soddisfazione. Altra notizia che riguarda invece il pomeriggio, una tentata rapina a una farmacia all'Arcella, il farmacista ribellandosi è riuscito a mettere in fuga il ladro, ora indaga la polizia. Torniamo in comune a Palazzo Moroni, le scrivanie sgomberate da parte degli ex esponenti della giunta, vediamo come sta andando. Progetti, ricerche, documenti e libri, tutto finirà negli scatoloni. Già da ieri è iniziato in municipio il grande trasloco. Stamattina a liberare i cassetti e le librerie è Claudio Piron, ex assessore ai servizi scolastici della giunta di Ivo Rossi. Tra i corridoi e le stanze semivuote di Palazzo Moroni si respira un'aria malinconica. Ci sono 10 anni di lavoro molto intenso e facendo questa opera ci siamo resi conto di quante... progetti, quante realizzazioni abbiamo messo in atto in questi anni, quindi un bel punto di riflessione. Scrivania sgomberata e pass riconsegnati dall'assessore al commercio Marta Dalla Vecchia, che tornerà a lavorare all'Istituto di Fisica Nucleare. Umberto Zampieri invece già lunedì mattina era al lavoro nell'azienda di famiglia, ma continuerà ad occuparsi di politica facendo il consigliere comunale. Scatoloni pronti per essere riempiti anche nell'ufficio dell'ex assessore alla Polizia Municipale Marco Carrai. Il responsabile al sociale Verlato è pronto per il suo nuovo incarico di primario di angiologia all'ospedale Sant'Antonio. Piron, che ha terminato 2 mandati consecutivi di assessorato, dovrebbe riprendere servizio alle ACLI. Chi arriverà vedrà che cosa c'è, cosa è stato fatto, che cosa c'è di utile, che cosa può essere valorizzato, che cosa va rivisto. Questo è un compito di chi arriverà. Noi lasciamo molto volentieri il patrimonio che abbiamo contribuito a realizzare in questi anni. Altri 2 consiglieri comunali che iniziamo a conoscere, Beatrice Dalla Barba questa volta sotto l'insegna di Padova 2020 e lancia già Veneto 2020 per le prossime regionali, e poi l'ex Paninaro Badole. Fa il suo ingresso nel parlamentino di Palazzo Moroni anche Stefano Fasolo, da tutti conosciuto come Badole, il paninaro che fino a pochi mesi fa ha sfamato migliaia di padovani col suo camion in strada battaglia. Proprio la sua esperienza di commerciante e ristoratore vorrebbe portare in aiuto di Massimo Bitonci, ma non solo. Sono nato commerciante, ho sempre fatto il commerciante e sarebbe un settore che mi piace. Dopo ho fatto 20 anni di volontariato in Croce Verde e anche là so che c'è qualcosa da fare. E sull'ordinanza che estende l'apertura dei bar? Io farei bere tutti quanti i bicchieri di vetro pagando una cauzione sul bicchiere, farei dei bagni pubblici dentro qualche negozio sfitto, con delle persone disoccupate, studenti che non vogliono lavorare, che tengono i bagni puliti. Famoso per le sue magliette con slogan in dialetto veneto, per il sindaco uscente Rossi ne avrebbe una con scritto. Mi dispiace, ma è stata una conduzione fallimentare, però scrivendolo in dialetto te che hai sbagliato tutto.
Beatrice Dalla Barba invece è al suo secondo mandato, eletta nelle liste di Padova 2020, promette un'opposizione costruttiva. Su temi come lo stop al nuovo ospedale e le aperture prolungate si dice d'accordo. Sarà un'opposizione dura per quanto riguarda le scelte che non condividiamo e siamo anche pronti ad aprire una battaglia culturale rispetto ad alcune scelte demagogiche. Galvanizzati dal 10% raccolto a queste elezioni amministrative, gli uomini e le donne di Padova 2020 pensano già alle regionali del 2015 con una possibile lista veneta. Abbiamo ricevuto richieste perché il gruppo si allarga in regione. Una ricerca straordinaria in occasione di questo giugno antoniano, il vero volto di Sant'Antonio ricostruito. Il punto di partenza è il calco del cranio realizzato nel 1981 quando fu riaperta la tomba e fu realizzata copia del cranio. Ecco il vero volto del santo. Partendo dal calco del teschio di Antonio, un'equipe di studiosi è riuscita a mostrare il vero volto del taumaturgo portoghese. Finalmente il santo, venerato in tutto il mondo, la cui icona riprodotta su santini e statue, dopo secoli trova il suo vero volto. Presentato proprio nei giorni della tredicina antoniana, che termineranno venerdì con la processione per le strade della città, questo lavoro sarà in mostra al Museo della Devozione Popolare fino al 22 di giugno. Ci siamo appoggiati in collaborazione con padre Luciano Bertazzo del Centro Studio Antoniano, che ci ha fornito delucidazioni su come le cronache dell'epoca descrivevano il santo, perché ovviamente appunto come appariva il santo sono notizie importanti per la ricostruzione, soprattutto nei dettagli che fanno la differenza. La pelle, la barba, la tonsura sono questi che alla fine rendono il viso quello che appare oggi. Grazie alla tecnologia emerge un volto mediterraneo che tradisce l'origine portoghese di Antonio. L'artista che l'ha realizzata, il brasiliano Cicero Morales, ha elaborato il suo lavoro senza sapere a chi appartenesse quel volto, per poi scoprirlo solo alla fine, quando è rimasto senza parole per la grossa responsabilità. Ancora il Veneto partito per le tangenti e la politica locale dopo il voto, questa sera a Focus, in studio a partire dalle 21.05 con il direttore Luigi Baccialli ci saranno Renato Boraso, Sergio Berlato, Alessio Morosin, Sebastiano Bonzio, Ivan Palasgo, Alfredo Bellucco, Luciano Sturaro, come sempre potete inviare i vostri sms. È tutto per questa edizione di TG Padova, grazie per averci seguito, buona serata.